Tragico incidente in A22, perde la vita Ferruccio Fagiolisella di Lepico Terme. L'uomo, molto conosciuto anche per Maso Naranc, sulla sua auto ha tamponato violentemente un tir. Gli architetti di Campo Marzio presentano il loro progetto per l'area ex Italcementi a Piedicastello. Ecco lo stadio con all'interno il polo fieristico e il centro congressi, un parco e un'area residenziale. Anarchici in corteo a Trento, in una ventina sfilano per le vie del centro, lasciando dietro loro la solita serie di scritte sui muri. Slogan contro il governo e i respingimenti dei migranti in Libia. Un piede sopra Gesù Bambino, mimano dei rapporti con una pecora e un remagio. Tre giovani oltraggiano il presepe di Bolzano e postano la foto sui social. Il caso diventa nazionale. Mezzo lombardo, cadono dei massi dalla rupe su via Trento, colpito un deposito, evacuate due persone, chiusa la strada, disagi anche sulla strada per Mesiano, una frana intanto blocca salita Filippo Manci.